Meno di 72 ore alla fine di questo 2023, un anno che è anche un numero primo, non accade sempre. L'anno prossimo è temuto da alcuni perché è numero bisestile, ma noi non siamo certamente scaramantici e vogliamo subito fare un bilancio di quest'anno con il condirettore di Famiglia Cristiana Luciano Regolo. Lo saluto e lo ringrazio, è già collegato in diretta con noi da un po'. Grazie della pazienza, Luciano. Buongiorno, direttore. Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto direi che un'atmosfera di sorriso e di festa comunque l'abbiamo cominciata a dare parlando della vostra scelta di Paola Cortellesi come italiana dell'anno, ovviamente in copertina del settimanale, ma anche sul sito. Però Paola ci aggiunge al sorriso anche il pensiero che ancora una volta è stato un anno di troppi, troppi femminicidi. Sì, infatti diciamo che la chiave con cui abbiamo scelto anche Paola Cortellesi è che costituisce sicuramente un buon esempio, no? Di quest'anno in cui abbiamo cercato di sottolineare come nonostante sia stato un anno duro, però ci ha insegnato una cosa, che bisogna cercare sempre la luce e la speranza proprio nei momenti più duri e difficili, alcuni dei quali li stiamo proprio ancora vivendo. E Paola non soltanto, diciamo, ha fatto una scelta coraggiosa da un punto di vista stilistico, perché per esempio, diciamo, girare in bianco e nero in un omaggio al neorealismo non era una scelta così scontata, è stata brava a cimentarsi in un'opera prima con un tema difficile ma eppure importante come quello appunto del pregiudizio, delle barriere che ancora contrastano le donne fino poi a determinarne anche le violenze o i femminicidi. E lei l'ha fatto senza mai perdere però la sua caratteristica, quella anche dell'ironia, e così facendo è riuscita a entrare anche in un territorio molto delicato che è quello dell'educazione, della cultura, perché se c'è una cosa che ci ha insegnato il grande numero di femminicidi, se ne calcolano oltre 100 quest'anno, è proprio il fatto che bisogna con risolutezza agire proprio sul piano educativo, culturale, cioè cercare di impedire in alcun modo che il concetto donna uguale possesso possa ancora avere una sopravvivenza. C'è in qualche modo una resistenza in questo fatto e questi eventi così drammatici e sanguinosi lo mettono pienamente in luce. Quindi, se da una parte bisogna agire sulle misure di sicurezza, ben vengano tutti i decreti, però è chiaro che lo sforzo deve essere fatto anche a livello educativo, culturale, agire nelle famiglie, nei contesti educativi, scolastici, in tutto questo. E Paola come dire, insomma, ha lasciato anche un bel esempio perché, come lei stessa dice, ha ded voluto dedicare questo film a sua figlia. Proprio perché lei possa crescere in un mondo diverso, dove appunto alle donne è finalmente concesso di avere voce, la sua Delia, che è la protagonista del film, non può denunciare. Oggi almeno le donne possono, anzi devono farlo. Questo ci insegnano queste vicende così dolorose. Direttore Maria Pia, vorrei fare anche un'altra riflessione. Paola Cortellesi, italiana dell'anno all'unanimità, potremmo dire, però mi piace anche riflettere sul dato che durante la fine dell'anno, no, generalmente al cinema si vedono film leggeri, addirittura frivoli, quindi direi anche un applauso agli italiani che numerosissimi sono andati a vedere questo film che ha superato per incassi La vita è bella di Benigni, insomma un traguardo importante, merito appunto dei tanti che hanno colto l'invito a questo film. E soprattutto chi non l'avesse visto, andate, io non posso spoilerare, ma cioè, lo ripeto, oltre a quello che ha già detto naturalmente benissimo il direttore, un finale strepitoso, quindi mi raccomando, Per perché riportare, per ritornare alla riflessione che facevo io, insomma, tanti italiani che hanno voglia anche di riflettere, non solo di divertirsi al cinema. sì, e questo anche ci chiama a una riflessione, perché molte volte si presume da parte, è anche un mea culpa, nel senso da parte di chi fa editoria o fa appunto produce film, che bisogna toccare necessariamente alcuni temi che fanno scalpore, anche sanguinosi oppure diciamo scandalistici, eccetera. In realtà non è così, diciamo, quando, come dice Papa Francesco, no? Quando si comunica, si parla e si ascolta col cuore, in realtà la gente viene colpita e questo è anche
un bellissimo segno di speranza per tutta l'industria cinematografica, perché ha riportato alla grande attenzione il nostro cinema, no? E in questo omaggio al neorealismo, che è stato un filone italiano entrato in tutti i manuali di storia del cinema. Paola, che era la sua opera prima, ha fatto questo film che è appunto un'opera sicuramente bellissima da un punto di vista cinematografico, ma è importante anche perché spinge a una riflessione, porta le scuole a discutere, a confrontarsi, ha portato famiglie intere anche affrontando questo tema in un tono accessibile a tutti e con, ripeto, con anche una sottile vena di ironia che non guasta. E tra l'altro aveva già dimostrato che è una donna che coltiva il suo spirito, forse da sempre, forse grazie appunto alla famiglia in cui è cresciuta, alle amicizie. Ma noi, direttore, dobbiamo passare necessariamente ad altro, perché tra le tragedie delle alluvioni, tra la tragedia enorme del 7 ottobre e tanto altro che veramente ha funestato questo 2023, voglio chiederti quale appunto, è stato secondo te il momento di cesura per cui hai detto, ecco, proprio questo è l'evento peggiore che potesse capitare? Ce ne sono stati veramente tanti quest'anno, anche voglio dire, calamità naturali molto forti come il terremoto in Turchia o quello in Marocco, dove veramente si vede la caducità anche della vita. Però sicuramente forse quello che mi ha messo di più i brividi, oltre alla prosecuzione della guerra in Ucraina, però è stato il 7 ottobre, quindi tutto quello che ne sta derivando, perché apre degli scenari molto foschi, no? Quest'anno che si sta chiudendo abbiamo ricordato l'anniversario, no? Diciamo dei 60 anni della Pace Militaris, dove già San Giovanni XXIII aveva preconizzato quanto poteva accadere se una mentalità egoistica o nazionalistica. E lo stesso messaggio era stato poi ripreso da Papa Francesco in Fratres Omnes. Questo evento ci porta a vedere a che cosa può arrivare la crudeltà umana se non viene arginata da quelli che sono la normale percezione. La pace non è un'utopia o un fatto di buonismo, ma come insegna Fratres Omnes, l'enciclica del Papa Francesco, è proprio il criterio che dà la giusta benessere a tutti. Non ci può essere un mondo, nel mondo un vero benessere se non si ha la pace, quindi il rispetto delle vite umane altrui. Qui c'è stata l'efferatezza e la violenza. Io sono stato tra i giornalisti invitati dall'ambasciata di Israele a vedere dei filmati che non sono stati diffusi su quello che è stato l'attacco terroristico di Hamas, ma anche quello che vediamo da Medici Senza Frontiere, che accade nella striscia di Gaza tutti i giorni, dove vengono colpiti anche i civili perché ci sono questi tunnel sotterranei. Però se non si argina questa spirale di violenza, la cosa non soltanto continuerà a mietere vite umane, ma preoccupa perché ci sono la possibilità che si estenda in uno scenario internazionale. In questo momento abbiamo il canale di Suez, dove passano grandissimi traffici mercantili, insomma, da cui dipende anche la stabilità economica mondiale, in mano ad altre forze terroristiche. Quindi è una polveriera, no? Così vediamo che si riaccendono polveriere anche in altre aree europee, basti pensare ai disordini di Belgrado e altro. Quindi questo è quello che personalmente mi allarma. Cioè, questo 2023 ci allarma, ci fa paura, però ci sprona proprio a cogliere la via della speranza, no? Come dice Papa Francesco, cioè rimboccarsi le maniche, la pace comincia anche nel proprio piccolo, no? Ci sono tantissime scuole meritevoli che stanno conducendo questo tipo di educazione, ci sono realtà come la Rondine che fa studiare insieme persone di popoli in conflitto etnico e altro proprio per educare, per coltivare il concetto di una convivenza non solo possibile, ma gratificante, Necessaria, remunerativa. necessaria, Esatto, anche per certo. tutti. Esatto. Molto bella questa riflessione. Il tempo purtroppo è tiranno, ma direttore, prima di lasciarci, le vorrei chiedere telegraficamente invece un evento bello che le è rimasto impresso di questo 2023. Per me, devo dire la verità, la GMG di Lisbona, perché vedere Bene. 1,5 milioni di ragazzi che passano dalla gioia più profonda, insomma, anche a ballare, eccetera, fare silenzio automaticamente al passaggio del sacramento, quell'altro, beh, è una bella speranza, perché si dice che non c'è più la fede, che Dio è morto, ma non è così, Dio è vivo e come E mai, ed è la invece speranza. è necessario che tu mi dica, proprio mi faccia la confessione di un fatto, di una notizia che non sei riuscito a veicolare, a mettere in pagina, perché non c'era spazio o perché poi magari ti sei pentito, hai detto dovevo dare maggior valore a questo.
No, diciamo che non abbiamo. Quest'anno per fortuna siamo stati molto aiutati dalle chiusure, che erano sempre. Forse avremmo potuto dare più spazio agli argomenti, per esempio quando morì, non so, Totò Cutugno, dei personaggi che morivano proprio quando chiudeva il giornale. Allora in quei casi ho pensato che sarebbe stato più bello approfondire, no? Diciamo, queste figure che comunque sono rimaste nell'immaginario collettivo nazionale, E però non ho sicuramente avuto anche reticenze. adesso ci sarà tempo per riflettere sull'Europa, ad esempio, con questi addii proprio nelle stesse ore a Jacques Delors e Wolfgang Schäuble. E direi che l'Europa deve essere un po' innervata di maggiore attenzione e valori. Lo speriamo tutti, specialmente dopo gli eventi ultimi con la mancata rettifica del MES e il nuovo patto di stabilità che è ancora da discutere. Bisogna trovare un baricentro. Queste grandi figure del passato ci insegnano che l'Europa è una delle condizioni, l'Europa unita, intendo dire, è una delle condizioni di stabilità per tutti, per tutti. Grazie Molto bene. direttore, buon lavoro e naturalmente tanti tantissimi auguri, ci risentiremo presto, è una promessa? Certo, buon 2024 a voi e a tutti i telespettatori, con affetto a tutta la redazione di Famiglia Cristiana. Grazie ancora, arrivederci all'anno prossimo, quindi tanti cari auguri anche a lei, noi diamo la linea alla regia e ritorniamo tra pochissimo.